Dunque, oggi cominceremo a studiare le prime configurazioni di convertitori elettronici. Partiremo, come evidenziato nel programma che vi ho mostrato nella prima lezione, proprio dai convertitori DC-DC. Convertitore DC-DC significa un convertitore che ha all'ingresso un'alimentazione in continua e in uscita un'alimentazione sempre in continua ma regolabile, per cui parto da un valore prefissato in ingresso che può provenire da un pacco batterie o da un raddrizzatore non controllato e in uscita ho una tensione regolabile verso un carico, verso un utilizzatore. Le applicazioni di questi convertitori DC-DC sono molteplici, senza entrare nel dettaglio ad esempio delle piccole, piccolissime applicazioni dove i convertitori DC-DC di piccola potenza, che ad esempio sono nei cellulari, nei computer, servono per adattare la tensione che ho ad esempio dalla batteria a dei livelli di tensione che sono necessari per alcuni componenti di un circuito elettronico. Ovviamente noi non guarderemo quel tipo di applicazioni, noi guarderemo le applicazioni di potenza e le applicazioni di potenza dei convertitori DC-DC ce ne sono tantissime. Ad esempio vi ho riportato qui il caso di un'applicazione in ambito automotive. In ambito automotive non solo per tutto ciò che riguarda i veicoli elettrici e ibridi, ma molti degli ausiliari di bordo all'interno di un'automobile, anche tradizionale, con un motore a combustione interna, sono alimentati da una tensione continua, per cui io prendo l'alimentazione dalla batteria che ho nell'automobile, l'adatto a diversi valori di tensione che poi mi servono per gli attuatori e gli ausiliari di bordo. Ma poi ci sono anche diverse applicazioni in ambito industriale e così via, quindi l'utilizzo dei convertitori DC-DC trova una larghissima applicazione sia in ambito di trazione elettrica, ibrida o in generale nel comparto automotive e anche nei settori industriali. È ovvio che, come vi dicevo, abbiamo richiamato già all'inizio, se vi ricordate, come possa funzionare un convertitore DC-DC. In realtà l'obiettivo non è quello di controllare il valore istantaneo, vi ricordate, ma è quello di controllare il valore medio, perché non avrei altro modo di controllare la tensione. E uno dei modi di controllare la tensione, ad esempio, fa riferimento a questo circuito di base molto semplice che prevede un'alimentazione in continua, ovviamente non regolabile, quindi un'alimentazione rigida, in continua non regolabile, un interruttore e ovviamente il carico. Se vado ad esempio ad utilizzare un carico di tipo resistivo, cosa posso immaginare di fare? Utilizzare questo interruttore per parzializzare la tensione. Parzializzare la tensione significa che fissato un tempo di osservazione o un tempo di campionamento o noi lo chiameremo tempo di modulazione, che è un tempo di riferimento che prendo per il dispositivo che vado a controllare, all'interno di questo tempo di riferimento posso andare a parzializzare la tensione, cioè significa che andrò a identificare un sottointervallo in cui terrò chiuso quell'interruttore e la rimanente parte dell'intervallo di tempo, per quella parte rimanente, aprirò quell'interruttore. Quindi posso definire, a parte un tempo di modulazione T con S, posso andare a definire da T con S un tempo di ON, che sarà il tempo durante il quale l'interruttore rimarrà chiuso, e un tempo di off, che invece è il tempo durante il quale l'interruttore rimarrà aperto. Se ipotizzo quindi di avere un tempo di on e un tempo di off, poi vedremo quale sarà l'uno e quale sarà l'altro, però sulla base di questo tipo di modulazione vediamo che la tensione avrà un certo andamento che appunto dipenderà dalla percentuale del tempo di on rispetto al tempo di off. Quindi posso andarmi a definire un parametro K che chiamerò duty cycle, il ciclo di lavoro del mio interruttore, che sarà proprio pari a T on diviso T con S. Quindi il valore K, che è un valore che posso esprimere ad esempio in percentuale o in per unit, perché vedete è tempo fratto tempo, quindi una grandezza in per unit, mi andrà a stabilire che percentuale rispetto al tempo globale di modulazione
quell'interruttore rimarrà chiuso. Per cui, ad esempio, se io ipotizzo un duty cycle, un K, un tempo di un ciclo di lavoro del 50%, significa che quell'interruttore, sulla base del mio tempo di riferimento, rimarrà chiuso, quindi farà circolare corrente per la metà del mio tempo di riferimento, per l'altra metà rimarrà aperto, va bene? E la tensione che avrò sul carico, poiché in questo caso puoi utilizzare un carico di tipo resistivo, la tensione sul carico sarà rappresentata dalla caduta di tensione sulla resistenza. Per questo motivo, nel momento in cui circola corrente, quindi quando l'interruttore è chiuso, la tensione sul carico sarà, ipotizzando la caduta di tensione sull'interruttore pari a zero, sarà proprio pari a V con I, quindi la tensione di alimentazione si stabilizzerà sulla, come differenza di potenziale sul carico. Quando invece l'interruttore è aperto, quindi non circola corrente, ovviamente non ci sarà corrente sul carico, la tensione sarà nulla. Per cui quello che ne vedrò andando a misurare la tensione ai cavi dei morsetti del mio carico sarà una cosa di questo genere, va bene? Quindi dove la V con 0, quindi la tensione in uscita, sarà pari a V con I, che è la tensione in ingresso durante il tempo di on, e sarà 0 durante il tempo di off. A questo punto, quindi, posso definire il tempo di on proprio uguale a K per T con S, mentre il mio tempo di off sarà uguale a 1 meno K per T con S. Questi sono i due valori in assoluto del tempo, tempo di conduzione e tempo di interdizione del mio interruttore, in funzione del mio tempo di modulazione. Quindi K, cominciamo a avere familiarità con il duty cycle, il ciclo di lavoro del mio interruttore, mi stabilisce qual è il tempo di on e il tempo di off del mio interruttore. Va bene? Allora, nel momento in cui ho applicato una certa legge di controllo e quindi imposto un ciclo di lavoro, devo capire adesso la tensione che ho in uscita qual è, perché a livello di tensione istantanea abbiamo detto è questo il valore di tensione che ho in uscita. Però il mio grado di controllo invece abbiamo visto è sul valore medio della tensione. Se andiamo a misurare il valore medio della tensione, cosa ne viene fuori? Il valore medio, V con 0 medio, sarà uguale a che cosa? Al 1 diviso T con S, perché il mio tempo di riferimento è proprio T con S, per l'integrale da 0 a K T con S per V con I in dt. Va bene? Perché per K T con S, che è T on, ho esattamente la tensione V con I sul mio carico. Più ci sarebbe integrale da K T con S a 1 meno K T con S del valore della tensione in questo intervallo di tempo, cioè nell'intervallo di off. Ma in questo intervallo di tempo la tensione quant'è? È 0, per cui il contributo è nullo. Se vado a svolgere l'integrale, ho V con 0, il valore medio uguale a 1 diviso T con S, l'integrale da 0 a K T con S di VI, VI abbiamo detto è una tensione continua, quindi è indipendente dal tempo, va bene? Quindi quello che viene fuori è K T con S per V con I. T con S e T con S si semplificano e quindi ne deriva che il valore medio della tensione in uscita sarà proprio uguale a K per la tensione in ingresso. Quindi questa semplice legge di controllo in realtà mi stabilisce il legame che c'è fra ingresso e uscita del mio convertitore DC-DC. Cioè mi dice che se impongo un certo duty cycle, un certo ciclo di lavoro al mio interruttore, 10%, 20%, 30%, il valore medio della tensione in uscita sarà proprio proporzionale a questo duty cycle. Quindi imponendo ad esempio un duty cycle del 20%, avrò come valore medio della tensione in uscita il 20% della tensione in ingresso. 100 volte in ingresso avrò 20 volte di valore medio, attenzione, sto parlando sempre di valore medio. Perché il valore istantaneo sarà questo, non posso prescindere, abbiamo detto, da un valore variabile. Quindi io attraverso quell'interruttore non faccio altro che parzializzare la tensione che ho sul carico, va bene? E il valore medio che ne deriva sarà proporzionale proprio al mio duty cycle. Per questo il valore di K duty cycle alla fine mi stabilisce
proprio la legge di controllo. Che valore voglio in uscita di tensione? Se stabilisco un valore in uscita di tensione, un valore medio di tensione desiderata, da questa relazione riesco subito a capire qual è il duty cycle che devo imporre al mio interruttore. Chiaro? Quindi una legge di controllo, come vedete, per questo tipo di convertitore molto semplice, estremamente semplice. Vedremo che le altre saranno molto più complesse, soprattutto quelle che riguardano gli interruttori, i convertitori DC a C. Per quanto riguarda il convertitore DC-DC di questa tipologia, la legge di controllo è molto semplice. Però vediamo quali sono le limitazioni. Sicuramente questa legge di controllo non mi permette di avere in uscita una tensione superiore alla tensione d'ingresso, ok? Poiché il valore di K varia da 0 a 1, significa che posso avere o 0 o al massimo sul carico una tensione pari alla tensione d'ingresso. E perché? Perché in realtà io sto parzializzando la tensione d'ingresso e quindi è naturale che io possa avere come valore massimo della tensione in uscita da questo convertitore al massimo la tensione d'ingresso, quindi da 0 al valore della tensione d'ingresso. Posso modulare il valore medio della tensione fra questi due valori. Quindi prima cosa, non posso andare al di sopra del valore della tensione d'ingresso e sicuramente non posso neanche andare a valori di tensione negativi. Perché? È perché quell'interruttore che sta lì, l'unica funzione che può fare è parzializzare la tensione che ho in ingresso. Perché è una tensione positiva, non posso avere da questo schema, che è molto semplice, in uscita una tensione negativa. Va bene? Quindi questo tipo di convertitore mi consente di abbassare la tensione rispetto al valore di tensione in ingresso. E proprio perché mi permette di abbassare la tensione, si chiama convertitore DC-DC abbassatore, o step down in inglese. Ok? Quindi significa che mi consente di abbassare il valore medio della tensione in uscita. Ok? Quindi a questo punto, come vedete, cominciamo a prendere qualche riferimento, T con S è il mio tempo di modulazione, va bene? È il tempo di riferimento all'interno del quale vado a operare il duty cycle, il ciclo di lavoro del mio interruttore. Quindi è un parametro che devo fissare, è un parametro importante che devo fissare. E poiché poi io questo duty cycle lo vado a ripetere nel tempo, n volte, è proprio la mia base di riferimento, è il tempo di riferimento che utilizzo per il controllo di quell'interruttore. Va bene? Quando realizzeremo ad esempio questo tipo di convertitore, capiremo ad esempio come generare i segnali che mi consentono di aprire e chiudere quell'interruttore per avere un certo duty cycle a una certa frequenza. Va bene? Quindi i parametri di tempo di modulazione, se ci pensate, ovviamente lo vedremo più in dettaglio, mi stabiliscono anche quale sarà la frequenza con cui vado ad aprire e chiudere quell'interruttore. Perché il tempo di modulazione ovviamente è il tempo base che, all'interno del quale io esplico il mio ciclo di lavoro e che ripeto n volte durante il mio tempo di controllo. Quindi significa che in funzione del mio tempo di modulazione andrò a vincolare la mia frequenza di modulazione. Quindi se io ad esempio metto come tempo di modulazione un valore di 100 microsecondi, significa che io avrò una frequenza con cui andrò ad aprire e chiudere quell'interruttore di 10 kHz, dell'inverso. Ok? Quindi capite bene che già fissando il mio tempo di modulazione, e poiché replicherò questo tempo di modulazione in maniera indefinita, quel tempo di modulazione mi stabilirà anche quale sarà la frequenza di commutazione, la frequenza con cui vado ad aprire e chiudere quell'interruttore. Questo è uno schema abbastanza semplice, lasciamo stare la parte circuitale che poi la vediamo in laboratorio, però vi fa vedere come si può ad esempio realizzare un sistema di controllo che mi permette di generare quel duty cycle con cui andare a pilotare quell'interruttore. Di solito che cosa si fa? Si genera un segnale a dente di sega a una certa frequenza e ci si va a sovrapporre un segnale costante. Quindi il mio circuito di controllo, vi ricordate
nel convertitore, per ogni interruttore c'è un circuito di controllo. Il circuito di controllo deve realizzare una cosa del genere, cioè deve generare un segnale a denti di sega a una certa frequenza e lo deve andare a comparare con un segnale costante. Questo segnale costante, che posso regolare con un potenziometro, con un PLC, con un computer, quello che sia, deve essere regolato da 0 al valore massimo. Il valore massimo sarà proprio uguale al valore massimo del segnale a dente di sega. E andando a fare la comparazione fra questi due segnali, con un comparatore, mi vado a generare questo ciclo di lavoro. Vedete, più è basso, ovviamente, il valore del segnale di controllo, questo segnale costante rispetto al dente di sega, maggiore sarà il tempo di off, maggiore sarà il valore del segnale di controllo fino ad arrivare al valore massimo e più piccolo sarà il valore del tempo di off. Quindi andando a modulare questo segnale con un potenziometro, con un segnale che può provenire dall'esterno, vado a cambiare quello che è il duty cycle rispetto al tempo di modulazione. Questa è una cosa, ad esempio, che realizzerete a livello circuitale o con degli strumenti che abbiamo a disposizione in laboratorio, proprio per andare a pilotare il mio interruttore. Di fatto, già nell'esercitazione scorsa, penso abbiate utilizzato un generatore di segnale che vi dà direttamente in uscita questo duty cycle con cui andare a pilotare l'interruttore. La cosa che dovrete fare in più è realizzare proprio il circuito che vi permette di implementare questo segnale di modulazione. Però questo lo vedremo in maniera più dettagliata quando lo realizzeremo il convertitore. Tornando adesso allo schema che avevamo inizialmente evidenziato. Allora, questo schema sicuramente può funzionare per un carico di tipo resistivo. Se ricordate, avevamo evidenziato in una delle scorse lezioni il problema dell'interruzione di correnti induttive. Ok? Se il mio circuito reale, come spesso accade, non è fatto solo da una resistenza, ma c'è anche un'induttanza sul carico, io non posso utilizzare questo schema così semplice. Quindi se ho l'alimentazione in continuo, questo è il mio in ingresso, ho il mio interruttore e ho un carico che è fatto da, ad esempio, un'induttanza e una resistenza, ci può essere anche una forza elettromotrice, questo schema non può essere utilizzato tranne nel caso in cui le correnti siano veramente molto piccole. Lo abbiamo evidenziato l'altra volta, perché se ad esempio parto da una condizione di zero, quindi zero corrente, non c'è corrente che circola nel circuito, vado a chiudere questi interruttori e comincia a circolare una corrente in questa maglia, per il fatto che comunque io, vedete, creo una maglia chiudendo l'interruttore, la corrente crescerà, raggiungerà un certo valore. Se poi io vado a imporre attraverso il mio segnale di modulazione l'apertura di questo interruttore, lasciando le cose così come sono, io andrei a interrompere questa corrente. Ok? Quindi la corrente che cosa fa? La corrente nel tempo tenderebbe a crescere, probabilmente con un andamento, in questo caso con un andamento del primo ordine, poi arrivato a un certo punto io la vado a interrompere, quindi in teoria la corrente se ne va istantaneamente a zero, perché se apro questo interruttore non c'è più una via di richiusura per la corrente, quindi la corrente sarebbe istantaneamente interrotta. Ok? Quindi significa che la corrente va da un valore, dal valore che ha raggiunto durante l'evoluzione del transitorio di chiusura dell'interruttore, tenderebbe ad andare a zero istantaneamente. Il problema nasce qui, perché quando faccio carico ovviamente l'induttanza di una certa quantità di energia e sta circolando dentro questa induttanza una certa corrente, se vado a interrompere questa corrente si crea una fortissima sovratensione sui carichi, perché ricordate il legame costitutivo dell'induttanza, quindi la caduta di tensione su questa induttanza è proprio proporzionale alla derivata della corrente nel tempo. Per cui se io creo
una variazione molto brusca della corrente induttiva, quello che si verifica ai capi dell'induttanza è una grossissima sovratensione. Si hanno degli impulsi di tensione che ovviamente possono compromettere la funzionalità del circuito stesso, quindi mi possono danneggiare l'induttanza, il resto del carico, l'interruttore e tutto il circuito. Okay? Quindi non posso interrompere una corrente induttiva, non la posso interrompere, a meno che non si tratti di piccolissime correnti. Quando ho a che fare con milliampere, decine di milliampere, in realtà i valori di sovratensione, ok, ci sono, però non sono così evidenti. Quando sto parlando invece di convertitori di potenza, quindi cominciano a circolare ampere, decine di ampere, centinaia, migliaia di ampere in questo convertitore, un'interruzione così brusca non la posso fare. E allora cosa devo fare? Devo cercare di garantire alla corrente induttiva, cioè quella che sta circolando qui dentro, una via di richiusura anche quando l'interruttore è aperto. Cioè, per controllare il valore medio non è che ci sono alternative, devo aprire e chiudere questo interruttore, ma devo far sì che quando l'interruttore è aperto la corrente che circola nell'induttanza abbia una via di richiusura, senza ovviamente compromettere la funzionalità del circuito stesso. Io devo comunque andare a regolare il valore medio della corrente, scusate la tensione. Allora, a questo punto cosa posso immaginare di fare? Per evitare che la corrente qui dentro si interrompa, gli devo creare un circuito, una maglia addizionale. Questa maglia addizionale la posso creare andando ad inserire un diodo qui. Ok? Se metto questo diodo, crea una perturbazione nel circuito. In realtà, nel momento in cui l'interruttore è chiuso, va bene, la maglia che si crea qual è? Rimane sempre questa come maglia principale. Perché il fatto che, vedete, chiudo questo interruttore, la tensione che si stabilisce ai capi del diodo lo polarizza inversamente, quindi non ci sarà circolazione di corrente in questo diodo, va bene, quando l'interruttore è chiuso. Quindi nel momento in cui l'interruttore è chiuso, di fatto io è come se avessi la situazione senza diodo, va bene? Il diodo c'è o non c'è, non cambia nulla. E quindi la corrente comincia a crescere. Quando apro l'interruttore, cosa si verifica? Che qui dentro, un momento prima di aprire l'interruttore, qui c'è una corrente che sta circolando nell'induttanza. Nel momento in cui apro l'interruttore, qui non può più circolare corrente né da un lato né dall'altro, ovviamente, perché sto interrompendo la maglia, ma non essendoci carichi induttivi, interrompere la corrente qua non è un problema. Da questo lato, dove c'è l'induttanza, c'era una corrente che stava circolando in questa direzione e la corrente, poiché ho tolto l'alimentazione che mi polarizzava inversamente il diodo, la corrente può circolare dentro quest'altra maglia. Quindi si crea, grazie al diodo, una maglia addizionale che consente la circolazione della corrente. Ovviamente questa corrente, non essendoci una forza elettromotrice che me la sostiene, ma l'unica a sostenere la corrente che cos'è dentro questo circuito? Perché se utilizzo questo circuito, faccio crescere la corrente, a un certo punto apro l'interruttore, la corrente comunque non si estingue istantaneamente, ma rimane a circolare per un po'. Perché c'è l'energia che ho immagazzinato dentro l'induttanza. Quando io ho caricato il circuito, quindi ho fatto crescere la corrente nel circuito, l'induttanza si carica di energia e questa energia poi, se io apro l'interruttore e lo lascio aperto, cosa fa? Mi va a sostenere la corrente all'interno di questa maglia fino a che tutta l'energia dell'induttanza non si è dissipata. Ok? Quindi se io lascio l'interruttore aperto e lascio circolare in maniera indefinita questa corrente, quello che ottengo è che la corrente non si interrompe, vedete? La derivata della corrente comunque ha una discontinuità, ma ha una variazione, ma non ha una discontinuità gradino. Ok? La funzione comunque è continua, la funzione corrente è continua. E quindi il fatto di permettere alla corrente di circolare ovviamente mi permette di far decrescere la corrente, perché comunque
si andrà a dissipare l'energia su questa resistenza e sulla resistenza del diodo, perché vi ricordo che qui c'è comunque una resistenza interna, e a un certo punto la corrente se ne tornerà a zero. Quindi chiudo l'interruttore, cresce la corrente, questo è un circuito RL, no? Con un forzamento a gradino, la corrente cresce, apro l'interruttore, comincia a circolare corrente in questa maglia e poi pian piano, finché non si dissipa tutta l'energia che sta dentro l'induttanza, perché qui non c'è energia accumulata, qui c'è l'energia accumulata all'interno dell'induttanza, mi sostiene la corrente finché ovviamente la corrente stessa non se ne andrà a zero. Quindi andando a complicare, fra virgolette, questo circuito aggiungendo il diodo, questo diodo che si chiama diodo di libera circolazione, lo troveremo in tutti i circuiti che realizzeremo, in sostanza questo diodo di libera circolazione mi permetterà nei vari circuiti che faremo la libera circolazione della corrente induttiva nel momento in cui gli interruttori vengono aperti. Okay, per questo si chiama di libera circolazione. Mi consente la circolazione di una corrente induttiva quando vado ad aprire i miei interruttori. Va bene? E quindi sarà questo il vero convertitore DC-DC a cui devo fare riferimento. Quindi vedete un'alimentazione in continua, il mio switch, il mio interruttore, poi vedremo un MOSFET, IGBT, quello che sarà, il diodo posizionato, vedete, in parallelo con il carico, e il mio carico. Il carico può essere un carico generico, ad esempio un'induttanza, una resistenza, una forza elettromotrice. Se voglio ipotizzare il caso più generico possibile, ad esempio questa potrebbe essere, se la forza elettromotrice è variabile, potrebbe essere un motore a corrente continua. Quindi potrebbe essere, ad esempio, un convertitore DC-DC che mi alimenta un motore a corrente continua, o in generale qualsiasi caso. Poi nei casi specifici, ad esempio, può non esserci la forza elettromotrice. Di solito induttanza e resistenza ci sono sempre, è difficile che io vada a alimentare carichi puramente resistivi. Lo posso fare, se ad esempio voglio fare una stufetta in continua, quindi voglio andare a parzializzare la tensione sulla stufa in modo tale da avere un controllo della corrente, quindi della potenza dell'energia termica poi che va a erogare questa stufetta, posso ad esempio applicare un modello in cui ci sia solo una resistenza. Però considerate che i parametri passivi, cioè resistenza, induttanza e capacità, non sono mai puri, non sono mai ideali. Quando realizzo una resistenza c'è sempre una piccola componente induttiva, come quando faccio un'induttanza, un avvolgimento, come lo faccio? Lo faccio il rame, e quindi il rame ha una propria resistività, e quindi anche le induttanze hanno una propria resistenza interna, piccola quanto volete, comunque c'è. Per cui genericamente prescindere da un carico di tipo RL è idealizzare il mio circuito. Nel caso reale, pure se ci vado a mettere una resistenza, devo sempre considerare la piccola componente induttiva che c'è, o nel caso in cui voglia mettere un'induttanza c'è una piccola componente resistiva. Quindi questo è un circuito che mi permette di generalizzare abbastanza quello che può essere un carico con cui vado ad alimentare che vado ad utilizzare per alimentare il mio convertitore. E questo carico generico poi ovviamente si può semplificare in base ai casi pratici che vado ad affrontare via via. Allora, se faccio riferimento a questo come circuito generale, come convertitore DC-DC, vedete che il riferimento poi è su due circuiti separati, uno per la fase di on e uno per la fase di off. Nella fase di on chiudo l'interruttore, diodo polarizzato inversamente, questa è la maglia che ho, quello che abbiamo visto prima, no? Cioè la maglia che vede l'alimentazione e il mio carico. Nel momento in cui apro l'interruttore, isolo l'alimentazione e il circuito che ottengo è questo qui. Quindi con induttanza, resistenza, eventualmente forza elettromotrice, che sono chiuse in corto attraverso il diodo. Va bene? Facendo riferimento a questi due circuiti posso andare a scrivere il modello del mio convertitore. In realtà è abbastanza semplice, però all'interno poi del modello vedremo si
si racchiudono degli aspetti relativi al funzionamento del convertitore che non sono poi del tutto scontati. Uno di questi è proprio il tipo di conduzione, che vedremo sarà importante nel caso di realizzazione pratica di convertitori, ma lo vedremo anche nella simulazione. Cioè, vedete, applicando un certo duty cycle al mio interruttore, io avrò una corrente, nel momento in cui vado a chiudere l'interruttore, ci avrò un certo andamento della corrente che presumibilmente sarà crescente, perché sto applicando un forzamento, adesso lo vedremo dal punto di vista analitico, e quando vado ad aprire l'interruttore ci sarà un andamento di tipo decrescente. Quindi, lasciando stare che adesso qui ho ipotizzato un andamento lineare, poi lo vedremo perché ho ipotizzato un andamento lineare, però ci sarà durante il tempo di on una corrente crescente, durante il tempo di off una corrente decrescente. E quindi, in funzione di quello che è il valore medio della corrente, si possono verificare due circostanze. Una circostanza in cui il valore medio è abbastanza alto, tale da far sì che la corrente non vada a intercettare lo zero e quindi si mantenga maggiore di zero per tutto il duty cycle. Va bene? E in questo caso parlo di conduzione continua. Quando vado a abbassare il valore medio, perché vedremo che lo posso fare andando a controllare il duty cycle, io posso regolare questo valore medio. Andando a abbassare il valore medio della tensione, quindi della corrente, si può verificare che, vedete, la corrente a un certo punto scende a valori così bassi che durante la fase di derivata negativa della corrente, la corrente va da zero. Ovviamente quando va a zero non si può invertire. Perché non si può invertire? Perché questo interruttore che ho messo qui, vi ricordate, si comporta nel momento in cui è chiuso come diodo, cioè mi fa circolare la corrente solo in una direzione, che è quella della diretta polarizzazione. Tranne, vi ricordate, i MOSFET, che in realtà è come se avessero un diodo in antiparallelo. Però in generale l'interruttore vi permette, una volta chiuso, di far circolare una corrente unidirezionale, quindi in questo caso dall'alimentazione al carico. Significa che la corrente non si può invertire su questo convertitore, va bene? Quindi ci sarà una corrente esclusivamente positiva nella convenzione dell'utilizzatore dall'alimentazione verso il carico, va bene? Quindi, non potendosi invertire la corrente, quando arriva a zero, rimarrà a zero. E si ha il cosiddetto fenomeno del clamping di corrente, cioè la corrente rimane agganciata, clamp, agganciare, rimane agganciata allo zero. Fino a quando? Fino a quando ricomincerà un nuovo duty cycle, e quindi imporrò una nuova chiusura dell'interruttore, e la corrente ricomincerà a crescere. Vedete, ci sono due modalità di funzionamento: conduzione continua, quando la corrente non arriva allo zero e non si verifica il clamping di corrente; conduzione discontinua, dove c'è il clamping di corrente, quindi dove la corrente arriva allo zero prima del termine del tempo di modulazione e rimane agganciata allo zero fino al prossimo duty cycle. Le differenze sono abbastanza importanti, cioè in diverse applicazioni è importante capire se lavoro in conduzione continua o discontinua, perché a parte che nella conduzione discontinua, lo vedete già, c'è un contenuto di distorsione maggiore della corrente rispetto al caso di conduzione continua, ma poi in alcuni istanti, poiché la corrente è nulla, si ha un vero e proprio disaccoppiamento fra l'alimentazione in ingresso e il carico, per cui è una modalità operativa che vedremo in alcuni casi non è accettabile. Quindi ci sono alcuni casi, alcune specifiche per le quali io devo evitare la conduzione discontinua, e vedremo poi come si può intervenire sul circuito per evitare questo tipo di conduzione. Quindi in generale posso fare riferimento a queste due tipologie di modalità operative: conduzione continua, quindi il valore medio della corrente è tale che non ci sia un passaggio per lo zero della corrente; conduzione discontinua, la corrente arriva allo zero e ci rimane agganciata fino al duty cycle successivo. Cominciamo però a
scrivere il modello che c'è dietro il convertitore, perché abbiamo fatto delle ipotesi di come possa andare la corrente. Il fatto di dire che la corrente è lineare in realtà è un po' una forzatura. In realtà, quando faremo adesso il modello matematico, vedremo che proprio una forzatura non è, cioè l'ipotesi di poter considerare l'andamento della corrente lineare all'interno del tempo di modulazione può essere un'ipotesi accettabile, ovviamente se le condizioni operative consentono di supportare questo tipo di ipotesi. Allora, vediamo innanzitutto di risolvere dal punto di vista analitico il circuito, quindi nella fase di on, abbiamo detto questo qui, e nella fase di off, che è questo, va bene? Vediamo quali sono gli andamenti della corrente per capire, per fare alcune considerazioni proprio sull'andamento lineare o meno che posso ipotizzare per la corrente stessa. Allora, nell'intervallo di on, ipotizziamo che la corrente, quindi nel primo intervallo, indichiamo la corrente I con 1, la corrente che circola in questa maglia, quindi nell'intervallo di O. I con 1 per T uguale a 0 sia uguale a un valore che io conosco. Ovviamente capite, sto parlando di equazioni differenziali, quando definisco equazioni differenziali sono definite a meno di una costante, e questa costante è definita dalla condizione iniziale, per cui devo conoscere la condizione iniziale. Ipotizzo che il valore iniziale della corrente quando comincia il suo transitorio sia I con 1, un valore che conosco, di fatto è così. Il circuito a cui devo fare riferimento è questa maglia, e quindi se vado a scrivere l'equazione di quella maglia posso scrivere V con I, che è la tensione in ingresso, che è costante, perché abbiamo detto che stiamo lavorando con una grandezza in continua, a cosa è uguale? Quindi la tensione in ingresso deve bilanciare le cadute di tensione che si verificano sul carico. Ipotizzo che la caduta di tensione sull'interruttore sia zero, però vi rammento che se dovessi fare una valutazione rigorosa dovrei inserire anche la caduta di tensione che c'è qui, va bene? Però essendo molto piccola e dovendo fare un'analisi qualitativa adesso a questo livello del circuito posso trascurarla, trascuro la caduta di tensione sull'interruttore. Quindi il resto che cos'è? È la caduta di tensione sull'induttanza, quindi L de I1 su dt più la caduta di tensione sulla resistenza R I con 1 più la forza elettromotrice, questa E, questa tensione che ho nel caso ad esempio di un motore, qualsiasi altra cosa, e quindi questa è l'equazione alla maglia, va bene? Se vado a risolvere rispetto a DI su DT posso scrivere DI con 1 su DT più R su L I con 1 è uguale a che cosa? V con I meno E diviso L, va bene? Equazione differenziale del primo ordine, penso le sappiate a memoria, risolviamone una, poi eviteremo ovviamente di risolverle. Allora, la I con 1 rispetto al tempo, che sarà la mia soluzione, sarà data da la I con 0 di t, che è l'omogenea associata, ricordate l'equazione differenziale, più l'integrale particolare, che appunto rappresenta la soluzione al regime della mia equazione differenziale, un'equazione differenziale del primo ordine molto banale. La I con P qual è? Quant'è? La I con P è la soluzione, l'integrale particolare, quindi è la soluzione a regime stazionario. La soluzione a regime stazionario presuppone che la corrente sia costante, va bene? Quindi qual è il valore dell'integrale particolare? Lo ricavo ipotizzando che DI su DT sia uguale a 0, e quindi posso scrivere l'integrale particolare sarà uguale a V con I meno E diviso R. Ok? Ho particolarizzato l'equazione. È il valore che la corrente raggiunge, immaginate che questo sia il transitorio della corrente nel tempo,
è il valore che raggiunge la corrente a regime. Quindi se io chiudo quell'interruttore, lascio evolvere la corrente fino a che raggiunge una condizione di regime stazionario, il valore che raggiunge è proprio V con I meno E diviso R. E difatti, nel momento in cui la corrente diventa costante, la caduta sull'induttanza è zero e quindi è tutto sulla resistenza. Va bene? Quindi quello che rimane, la limitazione, è quello sulla resistenza. Quindi la differenza delle due tensioni, tensione d'ingresso meno la E, diviso la R. Quindi la R è l'unica cosa che mi limita la corrente al regime. Stiamo ipotizzando il fatto che io chiudo l'interruttore e lascio evolvere la corrente fino a che non raggiunge una condizione di regime stazionario. Va bene? E quindi l'integrale particolare, ce lo scriviamo qui, è uguale a V con I meno E diviso R. L'omogenea associata che faccia c'ha? I con 0 è una costante per E all'alfa T. L'alfa come si ricava? Dall'omogenea associata, e quindi l'alfa, lo sostituisco a questo, alfa più R su L uguale a 0. Per cui alfa sarà uguale a meno R su L. Per cui posso scrivere la mia soluzione I1 di T è uguale ad A, che è la mia costante, che ancora non ho definito, per E alla meno R, meno R su L posso scrivere T diviso tau, dove tau è la mia costante di tempo, più l'integrale particolare che è V con I meno E diviso R. Tau a quanto è uguale? È proprio L su R, che è la costante di tempo, va bene? Che cos'è la costante di tempo? Nel caso di un circuito RL come quello che abbiamo evidenziato, la costante di tempo, quindi il rapporto fra l'induttanza e la resistenza, cosa mi rappresenta realmente? Perché è importante? È un valore a cui devo prestare molta attenzione. La costante di tempo, che nel caso del mio circuito è proprio la costante di tempo elettrica, no? Di quel circuito, cosa mi rappresenta? Fisicamente cosa mi rappresenta? Oltre a essere l'esponenziale dell'omogenea associata, è un'equazione, al momento non mi interessa. Praticamente sapere, conoscere la costante di tempo elettrica di un circuito, che informazione mi dà? Vi ricordate geometricamente che cos'è la costante di tempo? Se io ipotizzo un andamento di questo tipo, questa, no? Ricordate, la tangente all'origine intercetta il valore di regime e questa è la costante di tempo. Lo ricordate, no? E che cosa mi dice? Quali informazioni mi dà? A parte la soluzione geometrica, analitica, che ci interessano fino a un certo punto. Che informazione mi dà la costante di tempo elettrica? Ad esempio, un circuito che ha una costante di tempo elettrica di un secondo, un circuito elettrico, quindi una costante di tempo elettrica di un secondo, o un altro circuito che ha una costante di tempo elettrica di un decimo o di un millesimo di secondo, che significa? Cosa mi devo aspettare da un circuito che ha una costante di tempo elettrica di un millisecondo o un decimo di millisecondo, 100 microsecondi rispetto a quella che ha un secondo di costante di tempo elettrica? Che differenza mi deve aspettare fra i due circuiti? Scusate, lo vediamo qua. Che cosa mi dà? Che informazioni mi dà? La velocità con cui cresce la corrente. Quindi significa che un circuito che è caratterizzato da una costante di tempo elettrica di un millisecondo avrà una corrente che dopo un millisecondo è quasi arrivata al suo valore di regime. Va bene? È ovvio che non è preciso, perché questo avrà un certo andamento, vabbè, sarà così, però il fatto di avere già un'idea di quanto è veloce la corrente è un'informazione importante. Cioè posso dire che dopo che è passato il valore della costante di tempo elettrica del circuito,
la corrente ha quasi raggiunto il suo valore di regime, quindi è arrivata quasi a esaurire il suo transitorio. Va bene, sarà al 70-80%, però vi dà l'idea di come cresce velocemente la corrente. Va bene? E questa è un'informazione importante, perché immaginate un circuito di questo tipo, un convertitore, in cui io utilizzo una frequenza di commutazione, ad esempio, di 10 kHz, quindi sto modulando a 100 microsecondi. Se il mio circuito, quindi quello che sto modulando, il carico, ha una costante di tempo elettrica di 10 millisecondi, che significa? Significa che l'evoluzione, l'intervallo di tempo in cui faccio evolvere la corrente prima di cambiare il suo stato, è molto più piccolo rispetto alla costante di tempo elettrica. Va bene? Cioè significa che io sto nella parte iniziale del transitorio di corrente. La parte iniziale da che cosa è caratterizzata? La parte iniziale del transitorio che andamento c'ha? Un andamento quasi lineare. Nella prima fase dell'evoluzione di un primo ordine, in pratica il primo intervallo di tempo, nel primo intervallo di tempo, se, un intervallo di tempo più piccolo rispetto alla costante di tempo, quindi se vado a prendere questo intervallo rispetto alla costante di tempo, in questo intervallo praticamente l'andamento della corrente è lineare. Quindi se il tempo di modulazione, questo tempo qui, è molto più piccolo rispetto alla costante di tempo elettrica del circuito, io posso sicuramente ipotizzare un andamento lineare della corrente rispetto al tempo. Questo, capite, per me è un grossissimo vantaggio. Anziché lavorare con gli esponenziali, lavoro con le rette, è molto più semplice gestire un circuito in questo modo. Va bene, però bisogna fare attenzione. Io questo lo posso dire solo se il mio tempo di modulazione è molto più piccolo rispetto alla costante di tempo elettrica. Ci sono alcuni circuiti, ad esempio alcuni piccoli motori, che hanno una costante di tempo elettrica piccolissima. E in quel caso ipotizzare un andamento lineare, quindi tutto ciò che poi diremo quando faremo la linearizzazione, eccetera, non ha senso. Perché in quel caso devo considerare non più l'andamento lineare, ma un andamento del primo ordine. Quindi mi devo portare gli esponenziali in tutto il mio modello matematico. Va bene? Quindi attenzione, costante di tempo elettrica è uno dei primi parametri che devo fissare quando vado a caratterizzare un circuito, vado a realizzare un convertitore, devo capire, devo conoscere qual è la costante di tempo elettrica del carico che vado ad alimentare. Perché se la costante di tempo elettrica è molto piccola, vedremo avrò grossi problemi durante la modulazione. Sarà molto più difficile andare a controllare la corrente nel carico. Se invece c'è una grossa differenza fra le due, quindi la costante di tempo elettrica è molto più grande del mio tempo di modulazione, in realtà sarà molto più semplice procedere sia con il controllo che con la modellazione del mio convertitore. Allora, ritorniamo alla nostra equazione differenziale. Quindi la costante di tempo elettrica è uno dei primi parametri di cui devo tener conto nel mio modello e mi dice con che velocità cresce la corrente rispetto al tempo. Va bene? Allora, fatto salvo questo, devo risolvere ancora questa equazione, perché in realtà questa equazione conosco tutto. V con I è un dato, ovviamente la tensione in ingresso, e fa parte del carico, R è il mio parametro, tau è proprio pari a L su R, quindi lo conosco. L'unica grandezza che non conosco è A, perché io sto facendo un'integrale e sapete, quando faccio l'integrale lo faccio almeno, lo risolvo almeno di una costante. Come la fisso questa costante? Con il valore iniziale. Va bene, quindi basta andare a porre il valore iniziale a questa equazione e vado a ricavare il valore di A. Quindi cosa devo scrivere? I con 1 di t per t uguale a 0 è proprio uguale a i con 1, che è uguale a a e alla meno t su tau per t uguale a 0. Quant'è? Ditemelo voi che non ve lo dico io.
esponenziale di e alla meno t su tau per t uguale a 0 quant'è? E alla 0 quant'è? 1. Quindi significa che qua rimane a, va bene? Più u con i meno e diviso r. Da questo posso ricavare a è uguale a i con 1 meno u con i meno e diviso r. Quindi basta prendere questo valore, sostituirlo qui dentro e ricavo l'andamento della corrente nell'intervallo T on. Quindi sostituisco questo qui dentro, I con 1 di T sarà uguale a che cosa? I con 1 per E alla meno T su tau più V con I meno E diviso R che moltiplica 1 meno E alla meno T su tau. Ok? Questa è l'espressione della corrente, l'espressione analitica della corrente, la soluzione della mia equazione differenziale del primo ordine, banale. Io vi ho fatto il procedimento, ma mi auguro che siano cose che voi insomma sappiate in maniera anche automatica, e quindi mi dice che la corrente avrà un andamento di tipo esponenziale, il valore al regime della corrente sarà proprio V con I meno E diviso R e l'andamento sarà un andamento del primo ordine. Questo è l'andamento della corrente in questo primo tratto. È ovvio che quando vado a fare la modulazione, se il valore della costante di tempo elettrica, abbiamo detto, è molto più grande, come si verifica nella gran parte dei casi che approcceremo, quindi quando tau è molto più grande rispetto a t con s, posso ipotizzare che vada a prendere il transitorio solo nel primo intervallo, in cui posso immaginare un andamento lineare della corrente. Va bene? Ma quando poi vado ad aprire il circuito, è ovvio che cambiano le condizioni. Questa equazione differenziale vale per il T-on, quindi da 0 a T-on. Nell'intervallo successivo cambia l'equazione differenziale. Perché? Perché cambia il circuito, e questo è il nuovo circuito. Allora cosa devo fare? Per capire qual è l'andamento della corrente nel secondo intervallo di tempo, innanzitutto devo partire dal valore iniziale. È ovvio, il valore iniziale, se non conosco il valore iniziale non riesco a risolvere l'equazione differenziale. Il valore iniziale nel secondo intervallo come lo calcolo? Basta che prendo questa e la particolarizzo per t uguale a t on o k t con s, va bene? Quindi vado a calcolare, poiché la funzione è continua, abbiamo detto che è continua grazie al diodo, quindi non interrompo la corrente, il valore finale nell'intervallo di T on rappresenterà il valore, la condizione iniziale della corrente nel secondo intervallo di tempo. Chiaro? Se vado a fare l'equazione differenziale è la stessa, lo stesso procedimento analitico con la differenza che a questo punto la tensione in ingresso è nulla, perché ovviamente ho aperto l'interruttore, quindi c'è il diodo che mi chiude la maglia. L'equazione differenziale è simile a quella di prima con la differenza che non ho la V con I. L'equazione è 0 uguale R I con 2 più L I con 2 su DT più E. Se la vado a risolvere sarà, vedete, esattamente simile a questa con la particolarità che V con I è uguale a 0 e quindi avrò un'espressione della corrente nell'intervallo di tempo T off che sarà un andamento di tipo decrescente. Quindi questo è un andamento di tipo crescente, cioè il forzamento, vedete la tensione in ingresso. Questo invece sarà un andamento di tipo decrescente perché manca il forzamento e quindi la corrente tenderà ad annullarsi. Quindi significa che attraverso queste due equazioni io descrivo analiticamente come varia la corrente all'interno del tempo di modulazione, dell'intervallo di modulazione, T on e T off. Ok? È chiaro? O c'è qualche dubbio? Ho semplicemente risolto un circuito RL. Spero di non avervi complicato la vita, ma di fatto ho risolto un circuito RL
o meglio due circuiti RL, perché l'interruttore mi sancisce una differenza circuitale, no? All'interno del convertitore DC-DC, quindi è come se avessi due circuiti, uno in cascata all'altro. Il diodo mi permette la continuità di corrente, ma sono due circuiti differenti, e quindi se sono due circuiti differenti la corrente avrà andamenti diversi. Non ho fatto altro che risolvere il mio circuito RL, nel primo caso interruttore chiuso, nel secondo caso interruttore aperto. Va bene? Quando vado a calcolare la corrente con due, è ovvio che ho sempre il problema, l'intervallo dopo ho bisogno, per risolvere l'equazione differenziale, ho bisogno del valore della corrente, che la corrente è all'inizio dell'intervallo. E quindi il valore che la corrente è all'inizio dell'intervallo, del successivo intervallo di modulazione, qual è? È I con 2 per T uguale a T con S. Va bene? Quindi vado a particolarizzare, a calcolare la corrente al termine di questo intervallo, e questo valore di corrente, I3, sarà la corrente che mi rappresenterà il valore iniziale nell'intervallo successivo. Chiaro? Come sono diversi questi due valori? Cioè, I con 1 deve essere uguale a I con 3. Lo deve essere? Non è detto che lo sia. Come secondo voi? Cioè, ci deve essere un'uguaglianza tra I con 1 e I con 3? Allora, se I con 1 è uguale a I con 3, in che condizione mi trovo? Immaginate questo replicato diverse volte, perché abbiamo detto che il mio ciclo di modulazione si replica, no? Diverse volte. Immaginatelo replicato diverse volte. Se I con 1 è uguale a I con 3, che condizione di funzionamento ho? Dillo, dillo. Condizione? Abbiamo detto la volta scorsa, vi ricordate? La condizione di regime stazionario per circuiti di questo genere non si ha andando a guardare il valore istantaneo della corrente, ma si ha andando a guardare il valore medio della corrente. Quando I con 1 è uguale a I con 3, ho una corrente che fa così. Immaginate, cresce, decresce, cresce, decresce. Quindi significa che il valore medio rimane costante. Quindi, se si verifica che I con 1 è uguale a I con 3, sono nelle condizioni di regime stazionario per quel convertitore, per il mio DC-DC, perché il valore medio rimane costante. Se si dovesse verificare, ad esempio, che I con 3 è maggiore di I con 1, sto in una condizione di questo genere. Vedete? Cosa sta succedendo? Che il valore medio sta crescendo e quindi sto in un transitorio. Per cui se I con 3 è uguale a I con 1, la corrente alla fine del tempo di modulazione è uguale alla corrente all'inizio del tempo di modulazione, sono in una condizione di regime. La corrente, il valore medio della corrente è costante. Se ad esempio il valore della corrente alla fine dell'intervallo è maggiore rispetto alla corrente all'inizio, la corrente sta crescendo. Questa potrebbe essere una mia volontà, cioè se ho la necessità di aumentare la corrente nel carico, io devo cambiare il duty cycle in modo tale che si abbia un andamento di questo genere. Viceversa, se voglio diminuire la corrente, devo fare in modo che la I con 3 sia più bassa della I con, di con 1, e quindi una cosa di questo genere. Vedete? In questo caso ho una corrente decrescente. Vedete come faccio? Vado a giocare sul T-on e sul T-off. Se aumento il T-on, provoco un aumento del valore medio della corrente. Se lo diminuisco, provoco una diminuzione
dell'andamento del valore medio della corrente. Quindi andando a giocare con il duty cycle riesco a cambiare il valore medio della corrente. Nel momento in cui invece voglio mantenere la corrente stabile, devo fare in modo di regolare il duty cycle in modo che la corrente all'inizio e alla fine dell'intervallo rimanga la stessa. In quel caso ho raggiunto la condizione di regime. Va bene? Allora, queste sono le prime equazioni che vi descrivono come funziona poi un convertitore DC-DC. Faremo altre caratterizzazioni, però dal punto di vista analitico in realtà queste equazioni mi consentono già di operare su una piattaforma numerica, ma in realtà vedremo anche di stabilire quella che è la legge di controllo per realizzare un vero e proprio convertitore DC-DC, per cui sono le basi che vi servono per realizzare praticamente un convertitore. Le prossime volte vedremo delle ulteriori evoluzioni, ad esempio che mi consentono di andare a variare il ripple della corrente. Nel momento in cui la corrente ha una variazione troppo forte, ho la possibilità di diminuire questo ripple. E comunque vedremo come si può caratterizzare in maniera maggiore il convertitore e intervenire nel momento in cui, ad esempio, devo andare a aumentare la parte di power quality, quindi il valore di qualità della forma d'onda di tensione in uscita. Facciamo un break.